stesso modus operandi, malviventi per entrare in azione attendono il calare del sole, poi si arrampicano lungo delle grondaie o dei tubi del metano, come in questo caso, per fare irruzione all'interno di un appartamento e svaligiarlo. L'ultimo colpo è stato messo a segno in zona Giotto ad Arezzo. Ci troviamo in via Cimabue, dove nel tardo pomeriggio di mercoledì un cittadino si è trovato faccia a faccia con il ladro. Il proprietario era nello studio, dalla parte della piazza, e lui è salito di qui, il ladro è salito di qui, ha spinto la finestra, era la finestra, la sedanda era su, non era tirata giù, e la luce è spenta perché lui era di là, e quindi l'ha trovato lì perché ha sentito spingere la porta, il finestrone. È arrivato qua, c'era il ladro, e con due salti è arrivato giù. Il ladro acrobata si è dato così alla fuga, approfittando dell'oscurità. Lo stesso appartamento era già finito nelle mire dei malviventi alcuni anni fa. In quel caso i banditi però erano riusciti ad entrare dentro l'appartamento e portar così via alcuni oggetti di valore. Su quest'ultimo episodio sta indagando la Polizia di Stato. Nei mesi scorsi, sempre nella stessa zona, si erano consumati anche altri furti, episodi che avevano così fatto accrescere la preoccupazione dei residenti del quartiere alle porte del centro storico aretino. Non entrano dalle porte, entrano da... si arrampicano, siamo terrorizzati. Che vede, qui salgano benissimo, vede, c'è lo scalino, qua hanno tentato ma c'aveva l'allarme, sì che si vive male.